L'ultima parola in preparazione al Natale la prendo dal Vangelo di domani ed è il verbo meditare. Siamo a Betlemme, nella grotta in cui è nato da poco Gesù, arrivano dei pastori che raccontano a tutti: questo bambino è il Salvatore del mondo, è il Messia, è il Signore. Immagino le facce dei presenti che si guardano intorno e dicono: questo bambino come fa ad essere Salvatore del mondo? Sentono le parole dei pastori, guardano il bambino e rimangono proprio senza parole. Maria, invece, commenta l'Evangelista, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Il verbo meditare. Luca, che scrive in greco, lo spiega con un verbo particolare che dice la fatica, l'impegno costante di tenere insieme due realtà che di per sé non sono proprio fatte l'una per l'altra. Da una parte quello che dicono i pastori, Gesù è Salvatore del mondo, dall'altra questo bambino e Maria che dice: com'è possibile che questo bambino che tengo in braccio sia Salvatore del mondo? Ci sono realtà nella vita che non si risolvono subito, che hanno bisogno di tempo per essere sciolte, situazioni di cui ora non capiamo il senso. Ci dona il Signore la sapienza di continuare a cercare, a meditare, a pregare, a provare a tenere insieme ciò che comprendiamo e ciò che ancora c'è oscuro nella nostra vita, senza fretta, come Maria. Buon Natale.